Sabato, sono mezzogiorno, ho già preparato il mio sugo per la pasta, si pranzerà un po' più tardi, sono al Treasure Thrift Store, come vi ho detto, fa parte di un'associazione in beneficenza e aiutano le donne, e tutte le persone che lavorano qui lavorano gratis, insomma. Questo tavolino, se qualcuno ha il tempo, vedi, per rifinire il sopra, è un buon affare, vedete? Ok, eccomi qui, Treasure Thrift Store. Ok, fanno i CD, guardate quello vintage, troppo carino. Questo si chiama milkware perché è bianco, non come il latte. E c'è chi fa qualche collezionismo di questo. Ora andiamo a curiosare. Mi avete chiesto sul Lennox, questo è tutto Lennox. Però quello col bordo dorata a me non piace, però sono deliziosi. Per chi c'è molto collezionismo di Lennox. Di questi ce n'è uno con guardo sempre, questo è molto carino, eh. Sta ordinando il pranzo. Questa sedia è molto bella. Bella questa, in buona condizione. Qui che c'è? Oh, non ho gli occhiali, no? Metto gli occhiali, se no non leggo niente. C'è scritto qua dietro Go Through, questo è il nome del pattern. Molto carino questo, c'è tutto il set, guardate, set per l'espresso, molto carino. Se ti piace questo, non è questo, non piace a tutti, però è carino. Sì, hanno 5, quindi ci manca uno, no? Per avere 6, però c'è quello per il caffè, questo per il latte, carino. Vediamo che c'è qui. A me piace solo quello dello zucchero, è qua su, vedete quello che piace a me? Io voglio solo quello dello zucchero. C'è un nome per questi. Penso fatti in Austria, questi che c'è per l'aceto, per l'olio, lo zucchero, il caffè, farina. Questo ce l'ho io, ce l'ho a casa, mi manca solo questo pezzo qui. Ve lo potrò anche far vedere, ce l'ho da tantissimi anni, per il sale. Io lo uso per tutt'altro, però. Carino questo set giapponese, guardate. Questo sarà. Questi mi piacciono. Gli anni 50. Questo qui. Questo è giapponese. Questo.
questo è vintage, molto carino questo, guardate, c'è anche la zuccheriera. Vi deve piacere queste cose, altrimenti andiamo qui. Oh, qui è carino, guardate, coffee, rice, sugar. Cecoslovacchia, molto carino quello. Ecco l'aceto, l'olio blu. Sorry. Sempre guardando qui. Non sono il mio gusto. Tutta questa cianfrusaglia, trovi sempre qualche chicca, devi solo avere pazienza. Io infatti ho nella mia wish list una lampada fatta con questi globi, ce ne sono vari che l'ho vista in un documentario della casa di Coco Chanel, lei ne aveva due. E questi globi, iniziavo dal più grande, sono molto belli. So, quello è nella mia wish list. Chissà che brand fa questo. Aria casa, guardo sempre, qui c'è tanta cianfrusaglia, poi come vedete mi dovete lavare le mani. Guardate qui. Guardate, qualcuno ha preso la briga di farli tutti. Penso che sono fatti con a ferro, sì, guardate. Questo è cute. Che ne dite, prendo questo. Poi li lavo. Prendo questo è semmai che è sporco, mettiamoli bene, prendiamo questi tre perché mi fanno comodo. Ok, cos'altro c'è qui? Poi ti devi lavare le mani veramente bene, c'è questa cianfrusaglia. Qua c'è cose che non comprerei ovviamente. Guardate quante coperte hanno qui, le persone hanno preso il tempo di farle a mano, poi te le trovi qui. Io ho la fissa per le presine, come sta? Andiamo via. Cos'è qua? Guardo sempre.
banali a scarpi, lasciamo perdere. Questa è carina. Medium. Questa è carina per l'estate. Poi se la prendo, sì. Perché tanto, come sapete, io odio l'estate. Medium, made in India. Poi la prendo, $3. Me la metto la prossima settimana. Questa è di Brooks Brothers. Anche questa, no, no, vabbè, una mi basta, però di Brooks Brothers, la mia misura. Questo è un buon affare, queste costano uno sproposito, no? È anche in buona condizione di Brooks Brothers, quelle costano su $100. Andiamo a curiosare fra le lampade. Ora mi rompo una gamba qui. Qua giù c'è le cose super saldate e poi c'è l'aria lampade e l'aria natale. Ecco qui. Guardo sempre, perché quella lampada con tre o quattro globi che ha Chanel, le vendono e costano $600 l'uno. Ovviamente quelli che aveva lei non di cristallo, però quelli di vetro fatte bene. Made in USA costano $600, anche di più. Quindi li tengo sempre sott'occhio, sarebbe una buona una fortuna se le troverei in questi negozi a poco prezzo, niente, però continuo, continuo a guardare, c'è un frusaglia, yikes. Questo ed è, questo è fatto negli Stati Uniti, no? Questo è un buon ciottolo per mettere gli attrezzi di cucina, no? Quello è un buon, questo su $25 di sicuro lo vale. Questo si sa, però non voglio comprare cose che non ho bisogno. Questo, che sto facendo qui? No, un manico di plastica. Cerco, mi piacciono sempre quelle col manico di legno per usare per cucinare fuori, fa comodo. Questa è l'aria natale. Oh my goodness. Vengo sempre qui, poi guardo per la mia amica che fa shopping. Poi mi scrive. Mi piace quell'oggetto, io manco l'ho filato, lei l'ha visto. Questo è carino, peace and joy, troppo cute. No, non è il mio stile. Oh, vedi? Vedete? Questo, vediamo se ce ne sono uno più carino e meno pacchiano per appendere al cancello. Guardiamo qui. Tante cose di Halloween. Qua è... Ok, vediamo qui. Guardate quello. E questi, quando l'hanno comprati, costavano un bel po', eh? Guardate qui, Happy Harvest. Interessante, vediamo cos'altro c'è qui. La ceramica. Qua. Vediamo qui. Oddio, non respiro, guarda. C'è queste cose natalizie. Anche questo è per i biscotti, una biscottiera. E c'è la mia amica. La saluto con affetto. Scommetto lei sta guardando tutti gli scaffali meglio di me. Ok. Ce la posso fare. Questi posti così mi stressano, però ce la posso fare. Ok, io volevo una ghirlanda, una cosa per appendere fuori, no? Ma questa è troppo pacchiana. È troppo esagerata, però... Una piccina mi piacerebbe, però...
tanto la metto fuori, chi se ne frega, no? Se prende pioggia, sono preparato per fare quello. Ok. Ok, ho guardato tutto. Mamma mia, quanta cianfrusaglia. Voleva 20, però me l'ha venduta per 15. In perfetta condizione, pesante, di no, fatta di walnut e walnut, no, cioè $15, perfetto. Ora la pulisco e la metto in casa, mi piace troppo, mi faceva comodo, che mi servono sedie. $15, è perfetta, guardate, fatta bene.